Amici di motorsport.com, ben trovati a questo nostro nuovo report in cui andiamo a scandagliare in vostra compagnia le monoposto della stagione 2021 di Formula 1. Quarta presentazione, oggi tocca alla Red Bull RB16B, uno scioglilingua praticamente più che una sigla. Per andare ad analizzare nel dettaglio siamo in compagnia come sempre di Franco Nunes, direttore di motorsport.com. Ciao Franco. Ciao Marco, un saluto agli ascoltatori e un saluto anche a Giorgio Piola. E ovviamente anche di Giorgio Piola, nostra firma di prestigio per quanto riguarda la tecnica della Formula 1. Ciao Giorgio. Ciao Marco, ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora Franco, iniziamo col dire che a prima vista manca l'effetto wow da parte della RB16B. Beh, non c'è dubbio, però è un posto importante, ambisce a lottare per il titolo mondiale e devo dire che è una macchina che l'anno scorso era nata male, con dei problemi di natura aerodinamica. Sembra che abbiano scoperto che ci fosse una mancanza di correlazione fra la galleria del vento e la pista, cosa che sono riusciti a correggere nel corso della stagione, e il fatto che Max Verstappen si è riuscito a vincere l'ultimo Gran Premio, quello di Abu Dhabi, testimonia che probabilmente tutti i problemi che avevano sono riusciti a risolverli. Segno che una macchina evoluzione che non si è mai fermata, perché mentre la Mercedes, bene o male, lo sviluppo lo ha fermato quasi a metà della stagione, portando poi degli sviluppi che erano già stati programmati, ma niente di necessario per riuscire a vincere i due titoli mondiali, la Red Bull ha insistito nel portare novità Gran Premio dopo Gran Premio, e credo che la versione B non sia altro che la continuazione di quel lavoro di sviluppo, che indica una macchina che non era assolutamente arrivata alla fine del suo ciclo, ma credo abbia ancora cose importanti da dire. Quindi Giorgio, come diceva Franco, una monoposto sostanzialmente voluta, segno che l'RB16 non aveva ancora mostrato tutto ciò che poteva mostrare nel corso del 2020, nonostante comunque i bei successi a Silverstone e ad Abu Dhabi. Sì, praticamente come diceva Franco, lo sviluppo non è mai terminato, e difatti per esempio vediamo subito in questa monoposto una delle soluzioni che è stata introdotta proprio a fine stagione, quella del monopilone per l'ala posteriore, e appunto è proprio la continuazione di quello sviluppo che non è mai finito. E d'altronde dobbiamo rilevare sì un inizio difficile, ma poi la Red Bull è quella che in definitiva ha mostrato le maggiori novità tecniche durante tutto l'anno, proprio anche soluzioni inedite come quello del soffiaggio nelle paratie dell'ala anteriore. E ovviamente, essendo già una monoposto estremamente competitiva, estremamente buona, aspettarsi una rivoluzione voleva dire andare un po' nel buio, quindi evidentemente a Milton Keynes hanno preferito, visto anche il problema dei gettoni, della limitazione dello sviluppo, affinare proprio nei piccoli dettagli tutta la monoposto, e lo vediamo già subito nella parte iniziale. Il muso è quello che poi ha corso nella parte finale della stagione, però ci sono delle piccole differenze sia nella forma proprio terminale del muso, che quindi non ha intaccato crash test e sviluppo, ma soprattutto nel cape. Il cape inizia molto più arretrato e molto più incurvato verso l'alto, ha proprio una bocca di entrata più aggressiva, quindi proprio per convogliare maggiormente l'aria nella parte inferiore della monoposto. E di qui a seguire un po' tutte le varie componenti sono state affinate. Le barge board sono un'evoluzione di quelle viste dal Gran Premio di Silverstone in poi, con anche la soluzione delle famose quelle che chiamiamo tapparelle di scuola AS, e quindi una monoposto che segue tutte le cose buone viste sulla macchina dello scorso anno, e poi c'è un notevole sviluppo nella parte posteriore, dove si notano forse le maggiori differenze.
Franco, prima di andare a concentrarci su tutti i vari aspetti modificati della Red Bull RB16B, volevo parlare anche un po' dell'anteriore, del livello meccanico della sospensione, i braccetti dello sterzo e quant'altro, visto che comunque rimane un sistema sospensivo di tipo push rod con il multilink nella parte inferiore della vettura. Questo ovviamente perché non c'era motivo di andare a modificare uno di quelli che è universalmente riconosciuto come un punto di forza in casa Red Bull. Hai già detto tutto tu, quindi non c'è niente da aggiungere per quello che riguarda la sospensione. Mi viene da dire che mi interessa, anche perché la sospensione, essendo congelata, come disegno deve rimanere esattamente quello. Ha funzionato bene, rappresenta uno schema che non usa nessun altro in Formula 1 e quindi è particolarmente interessante. Sarà bello vederlo con le nuove gomme anteriori della Pirelli, di nuova costruzione, di nuovo disegno, se si adatteranno allo stesso modo. Quello che mi incuriosiva invece mettere in evidenza è il fatto che Newey è stato il maestro degli scarichi soffiati e nel 2013 aveva fatto largo uso di quello che si chiama effetto Coanda. Bene, la pancia della Red Bull rappresenta proprio il disegno ideale per riportare il flusso che dalla parte superiore della pancia scende verso il fondo e dovrebbe riuscire a incanalare abbastanza flusso per recuperare quel carico perso dal taglio del marciapiede destinato definito da quello che è un taglio di natura regolamentare. Quindi il calo del 10% del carico definito secondo le nuove regole dovrebbe in parte essere compensato da queste scelte che vanno a pescare una soluzione che non si vede. In realtà la pancia ha un suo andamento lineare, ma c'è chi mi ha fatto mettere in evidenza il fatto che sono andati a cercare di ritrovare un effetto Coanda che negli anni passati aveva funzionato molto bene e che con il signor Vettel aveva fruttato dei titoli mondiali. Prego Giorgio. Sì, e infatti proprio nella zona posteriore, come mi ero fermato prima, ci sono le maggiori novità. La parte bassa delle fiancate del cofano motore è molto più scavata, lo si vede anche dalla posizione del tirante del sistema pull rod, che ha più spazio rispetto poi alla strettezza della carrozzeria, mentre forse maggior flusso d'aria calda, quindi l'evacuazione, è stata spostata un po' più in alto e lo si vede molto bene se vi concentrate a guardare sui cofani, i due cofani motori delle due macchine messe a fianco. La scritta Honda nella macchina dello scorso anno era più rettilinea e più bassa, invece in quella di quest'anno ha un andamento più curvilineo, più gobbo, proprio perché in quel punto ci deve essere un canale d'aria che poi sfoga il retrotreno e sfoga in una maniera leggermente più alta rispetto a quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso si vede benissimo il triangolo, il braccio posteriore del triangolo della sospensione posteriore nella parte superiore di questo sfogo, mentre nella versione di quest'anno è metà sotto e metà sopra, segno che si spara l'aria calda più in alto. Questo anche in congiunzione poi col fatto che già nella passata stagione, nelle ultime gare, erano stati spostati gli scarichi della Wallsgate più in basso, quindi per colloquiare meglio con tutta questa interazione di flussi, e poi tutto il discorso attorno al monopilone, che è stato definito dai tecnici una delle soluzioni più importanti che ha dato più vantaggi nella monoposto nel finale della stagione 2020. Franco, una parte importante della monoposto, che per ovvie ragioni non vediamo in queste foto di presentazione, è rappresentata dalla Power Unit Honda, sigla di progetto RA621H, della quale abbiamo già accennato parzialmente qualcosa in occasione della presentazione dell'Alfa Tauri AT02. Diciamo che Honda vuole dare una grande mano a Red Bull per questo 2021 e gioca praticamente il tutto per tutto anticipando alcune componenti che avrebbero dovuto arrivare nel 2022. Beh, questo è sicuramente un tema molto importante dal punto di vista tecnico. I giapponesi hanno praticamente messo tutto quello che hanno nella loro conoscenza in questa Power Unit.
è l'ultimo anno in cui rimarranno in Formula 1, poi usciranno lasciando che Red Bull prosegua lo sviluppo di quella che è la loro unità motrice, e ci sono sicuramente cose interessanti, non solo nella capacità della camera di combustione di esprimere potenza dal motore endotermico, dal 6 cilindri turbo, ma anche e soprattutto nella capacità di ricarica elettrica dell'HERS. Ci dicono che qualcuno di casa Mercedes, non di primo piano, ma che abbia conoscenze del sistema ibrido, sia approdato nel mondo Honda Red Bull e abbia con sé portato appunto la capacità di trasferire informazioni su come avviene la giusta ricarica. Per cui mi aspetto che i 120 kW che sono disponibili dalla MGUK nell'arco del giro possano essere ad una durata maggiore nell'arco di giro dopo giro. E questo può essere un salto prestazionale molto importante con una macchina che si preannuncia essere competitiva. Siamo praticamente arrivati alla conclusione dell'analisi della Red Bull RB16B, monoposto del team di Milton Keynes per il campionato del mondo 2021 di Formula 1. Io quello che voglio chiedere a voi amici di motorsport.com è di farci sapere sotto nei commenti a questo video se sarà la volta buona in cui Max Verstappen e Sergio Perez potranno lottare fianco a fianco, o meglio ruota a ruota, con Mercedes per il campionato del mondo, o se ovviamente senza aver ancora visto la prossima stella del team di Brackley, il campionato è già praticamente assegnato. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto questo video. Io ringrazio Franco Nunes per averci descritto con dovizia di particolari questo nuovo monoposto. Grazie Franco. Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Giorgio. E ovviamente tanti saluti anche a Giorgio Piole, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ciao, grazie, un salutone a tutti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di motorsport.com attivando la campanellina per le notifiche, e qualora non l'abbiate ancora fatto, male, provate a iscrivetevi al nostro servizio Prime, non ve ne pentirete, al costo di meno di 2 caffè al bar al mese. Dateci questa possibilità, vedrete che non ve ne pentirete. Noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti!